Assoluto bisogno. Come si svolgono le comunicazioni tra il piano fisico e i piani superiori di esistenza? Commento. Si svolgono in maniera diversa da come si svolgono tra gli esseri che vivono sulla Terra. I genitori, ad esempio, nella comunicazione con il figlio trapassato, si trovano in uno stato fortemente emotivo che a volte favorisce un collegamento diretto, che può anche fare a meno dello strumento, con la dimensione in cui si trova il figlio. Per parte sua, il figlio trapassato desidera comunicare con i genitori spinto da una grande compassione nei loro confronti. Le aspettative sono quindi diverse. I genitori desiderano accertarsi della sopravvivenza dei loro figli, mentre i figli, che sanno di essere ancora vivi, hanno bisogno di rassicurare i genitori per ottenere il permesso, del quale hanno assoluto bisogno, di continuare la loro evoluzione. Il figlio conserva la sua ultima identità solo per farsi riconoscere dai suoi genitori e compie così un elevato atto d'amore verso di essi.